I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. Buongiorno e benvenuti in questo nuovissimo vlog. Oggi, raga, vi sto vloggando perché andremo in una montagna, non so, in un paesino di montagna. Io adesso un attimo prendo l'outfit che andrò a mettermi. Sono molto frustrata con YouTube perché mettono spiegazioni senza senso a cose che fanno. Scusatemi per le mie condizioni, comunque volevo solamente dirvi che questa parte l'ho tagliata, ho tagliato tutta la spiegazione di quello che appunto è successo perché ve ne ho parlato nelle mie storie, ho fatto un botto di storie per spiegarvi tutta quanta la situazione e quindi per non essere ripetitiva per quelle persone che hanno visto appunto le mie storie qua su YouTube, ho deciso di tagliare la parte, comunque niente. Ora mi sistemo e poi vi faccio vedere l'outfit. Siamo un po' in ritardo, quindi non vi farò vedere l'outfit, però ho messo questi jeans qua con questa maglia qua. Intanto vi metto lì, devo ancora lavarmi i denti, per questo non ho messo nessun prodotto labbra. Raga, c'ho la telecamera scarica, lasciamo perdere, guarda. Se devo registrare qualcosa poi vi registro col cellulare. Ciao. Ok ragazzi, scusatemi se l'audio è un po' brutto perché ho le AirPods, perché già stavo ascoltando la musica. Comunque, ho deciso che vi registrerò comunque dal cellulare perché tanto volevo registrarvi un vlog in cui tipo uscivo eccetera. Dai, io sono pronta, sono in macchina. Mia madre e mia nonna non so cosa stanno facendo. Mi sono dato tipo una piccolissima truccata, ho messo 2 kg di illuminante. Ora sto qua perché tanto il viaggio è tipo di 45 minuti, un'ora più o meno. Quindi durante il viaggio ascolterò musica e questo è quello che farò praticamente. Abbiamo appena fatto tipo una salita. Ho messo questo rossetto qua, tipo non mi piace, cioè è troppo rosa, è di mia madre. Poi vedrete nel mio feed le foto. Ok, siamo arrivati a casa di un amico di mia madre, cioè di uno del gruppo di mia madre. Io intanto ho comprato, il centro c'erano tipo tutte bancarelle, ho comprato questa borsa perché non avevo una borsa senepi e perché mi è piaciuta. E niente, ora dobbiamo mangiare, dopo dobbiamo andare tipo in montagna, non so, non ho capito. Raga, finalmente siamo arrivati a casa. Sono già le 5:20 più o meno. Lasciate perdere i miei capelli che fanno pena. Aspetta ragazzi, fatemi togliere tutto quanto, poi faccio vedere tutto. Ok raga, sto anche un poco bene, nel senso che mi viene voglia da vomitare perché abbiamo fatto tipo delle stradine. Sapete quelle stradine di montagna tutte curve eccetera? Mamma mia, solo a pensarci già mi viene a vomitare. Comunque vi faccio vedere la borsa. Siamo andati comunque alla fine a Sarnano e ho comprato appunto questa borsa e c'era tipo una fiera lì e l'ho comprata. Niente, molto carina. Qui ho messo prodotti tipo salviettine eccetera. Qui c'è il mio portafoglio, c'era anche il mio cellulare. E qui ho messo il power bank e le AirPods. Ora raga, ho anche messo l'acqua per farmi la doccia perché devo farmi la doccia con i capelli. Tra l'altro vi mostrerò anche come li asciugo da ricci, perché oggi li faccio ricci di nuovo, perché per chi non ha visto il video scorso, credo che ve lo lascio qua se non l'avete visto, ho praticamente deciso di fare i capelli lisci per Natale. Oggi è il 26, io i capelli lisci l'ho fatti il 23, quindi appunto per Natale l'ho fatti lisci e adesso ritorno riccia. Vi ho spiegato tutto quanto bene là, e però avevo detto che avrei comunque mostrato come li asciugavo, che prodotti usavo in un vlog. Solo che ho paura di non fare in tempo perché dopo devo andare a trovare mio nonno in ospedale perché sta in terapia intensiva perché ieri ha avuto un principio di infarto. Ieri sì, ovvero il 25 dicembre, ovvero giorno di Natale, che bello. Comunque no, niente, tranquilli, sta benissimo. Ora sta là però sotto controllo eccetera ovviamente, però non si deve operare niente. Quindi oggi lo vado a trovare probabilmente perché mio padre mi aveva detto che lo andavamo a trovare. Ora non so se ci andiamo
o no, comunque. Però devo anche preparare nel mentre la borsa per cavallo, perché domani mattina alle 9:30 devo andare in maneggio perché ho appunto allenamento. Quindi niente, fatemi fare queste piccole cose perché già sono in ritardo. Se in più ci metto 3 ore per parlarvi è un casino, niente. E qua, ma ancora non ho fatto niente perché mi servono ancora i vestiti che metterò, quindi niente. Poi devo prendere anche gli stivali perché sennò me li scordo sicuro, quindi metto già tutto all'entrata perché sennò mi scordo sicuramente qualcosa. Ho lasciato tutto qui all'ingresso così mi ricordo di prendere. Qui ci sono i vestiti, cosa per la schiena, lo zaino con casco, eccetera eccetera. E questi sono i miei stivali che sono un po' sporchi, ma ok, va bene. Ok raga, l'acqua non è completamente piena ma non ho tempo per aspettare. Io andrò ad utilizzare gli stessi prodotti che ho usato l'ultima volta, ovvero questi qua, shampoo e balsamo, e in più questa maschera qua. Quindi questa è l'unica cosa che andrò a fare, li lavo normalmente usando questi 3 prodotti e nulla. Ci vediamo appunto quando li devo proprio asciugare eccetera, che lì cambia un po' il procedimento. Ok raga, vi sto registrando dalla videocamera. Comunque io sono già uscita dalla doccia, alla fine non vado più a trovare mio nonno perché è troppo tardi, perché allora io faccio sempre la stessa cosa, ovvero tolgo buona parte dell'acqua. Tra l'altro raga, non sto per niente bene perché ho una tosse che non potete capire, infatti sto prendendo anche una caramella che veramente fa schifo, la sto mangiando ora, guarda. Come crema districante uso questa qua, una crema che aiuta a districare i capelli e non solo, dà una definizione in più al riccio, quindi vengono molto più belli, non li fa diventare crespi eccetera, quindi ve la consiglio tantissimo. Non sto facendo pubblicità a nessuno di questi prodotti che vi farò vedere. Il nome è questo qua, però se scrivete crema capelli ricci su Amazon vi dovrebbe apparire, fatemi controllare. Sì ragazzi, è la seconda che vi appare, questa qua. Io metto 2 spruzzate più o meno e divido sempre i capelli in 2 e metto due spruzzate. Metto 2 spruzzate qua e 2 spruzzate qua. Non è tantissimo cara ragazzi, cioè io vi consiglio prima di prendere tipo di prenderne una che dovrebbe essere 9 euro, mi pare. La provate, se vi piace quando la finite comprate un pacchetto magari con più creme, non lo so. Ora vado a pettinare. Una regola per i capelli ricci è non pettinarli quando sono asciutti, ragazzi. Mi raccomando, non li pettinate quando sono asciutti perché vi ci meno, perché si gonfiano un sacco. Quindi voi li pettinate ora e poi non li pettinate quando sono asciutti, perché sennò se si gonfieranno perderà la definizione del riccio eccetera. Poi un'altra cosa che voglio dire è che non state una settimana senza lavare i capelli, perché dopo un po' il riccio si sliscia tra virgolette, cioè perde la sua definizione, quindi lavarli più regolarmente rispetto a dei capelli lisci ovviamente. Ora vado a mettere questo protettore termico che vi avevo fatto vedere pure nell'altro video, quindi non mi ci soffermo molto. Se volete capire proprio bene 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 tutto quanto, andate a vedere l'altro video. Stessa storia, ha una puzza di lacca. Raga, ora prendiamo un altro, tipo una spruzzatina così. Mettete la testa in giù e schiacciate un po' i capelli così. Ora raga, vado ad asciugarli. Per asciugarli faccio la stessa cosa, ovvero testa in giù, però con il phon acceso e il diffusore. E faccio così. Il diffusore sarebbe qualcosa tipo così, non lo so, se non sapete cos'è cercatelo su internet, perché già questo vlog credo sia troppo lungo, quindi non voglio soffermarmi troppo in questa parte, in questo aspetto. Ok raga, ho asciugato i capelli, come potete vedere l'effetto non è proprio al massimo perché non l'ho asciugati completamente, perché non li asciugo quasi mai completamente, gli do solamente tipo una botta, 2 minuti di phon e poi basta, infatti sono ancora bagnati e l'effetto sarà più carino quando appunto saranno asciutti. Ora probabilmente ragazzi chiamerò Raissa e non farò più niente, dopo devo andare da mio padre eccetera, quindi nulla.
In teoria, ragazzi, mi sono scordata di dirvi che in teoria questo video dovrebbe uscire l'1 gennaio. Quindi vi faccio ancora gli auguri, solo che ancora non so quando uscirà, perché ho questo video, che appunto è quello di cui vi stavo parlando prima, quel video che ho fatto dei capelli, che mi ci sta mettendo 3 anni e mezzo per postarsi, non so perché. L'ho messo a postare l'altro ieri, ragazzi, e ancora sta al 27%, e io non so se adesso, no? È giovedì, venerdì, sabato, domenica, in teoria lunedì si dovrebbe postare. In caso non si postasse, dovrò rimandarlo a mercoledì, quindi non lo so. E quindi quello lì dovrebbe uscire il 1 gennaio, se per lunedì non riesce ad uscire, però... credo che riesca, perché non lo so che cavolo gli ha preso. Cioè, che poi vuol dire, non è che è tanto lungo come video, però boh, vabbè. Quindi non lo so quando dovrà uscire questo video, scusatemi. Ora, se c'è qualcuno che non ho salutato, che mi ha chiesto di essere salutato, e io non l'ho salutato perché magari è stata una mia svista, mi scuso ancora tantissimo. Però rivenitemi a scrivere su Instagram, TikTok o comunque... cioè, io vi sto dando la mia disponibilità in tutti i social. Sono moltissimo attiva su Instagram, su TikTok, ma anche c'è gente che mi è venuta a scrivere su Pinterest, per esempio. Sono molto molto attiva in tutto, sono attiva con le mie fanpage, se vedete tutti i direct li rispondo. Comunque niente, ragazzi, io con questo concludo. Niente, vi mando un bacione, iscrivetevi al canale e ricordatevi che vi escono video tutti lunedì, mercoledì e venerdì alle 2. Before you came round, my heart would never be mine.